Solo noi siamo stati condannati all'ergastolo. Sapevamo che prima o poi sarebbe uscito per andare a lavorare, ma 7 anni di carcere sono proprio pochi. E poi ci è dispiaciuto moltissimo averlo appreso dai giornali. Avremmo preferito essere avvertiti dal tribunale, in modo da evitare i luoghi che frequenta. Sono dichiarazioni forti quelle di Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella villetta di Garlasco, Pavia, il 13 agosto del 2007. Un omicidio che, secondo la Cassazione, ultimo e definitivo grado di giudizio, è stato commesso dal fidanzato Alberto Stasi. Il giovane, anch'egli di Garlasco, aveva sempre sostenuto la propria innocenza. È stato condannato a 16 anni. Tuttavia, dopo 7 anni di detenzione a Bollate, il Tribunale di Sorveglianza di Milano gli ha concesso l'autorizzazione a lavorare al di fuori del carcere. I giudici hanno accolto la richiesta del suo avvocato Giada Bocellari. Durante la detenzione, Stasi si è laureato con il massimo dei voti in economia all'Università Bocconi. Dopo aver lavorato come impiegato per diversi anni come centralinista all'interno del penitenziario, Stasi da qualche mese esce quotidianamente per lavorare come contabile in un'azienda milanese. Segue un orario prestabilito, fa determinati percorsi e usa sempre gli stessi mezzi pubblici, quindi i suoi spostamenti sono monitorati. Naturalmente riceve anche uno stipendio mensile, parte del quale viene versato alla famiglia Poggi come risarcimento. Inizialmente i giudici avevano fissato un indennizzo pari a 1.150.000 euro, poi sceso a 700.000 euro dopo un accordo tra le famiglie Stasi e Poggi. Alberto ha già pagato quasi la metà. Rita ha espresso il suo pensiero senza giri di parole. «Non vorrei mai trovarmelo di fronte. Se so dove va, almeno lo evito. La verità è che non si è mai pentito e non ha mai chiesto perdono». La donna è convinta della consapevolezza di Stasi, di cui non pronuncia neanche il nome. Il suo avvocato, Gianluigi Tizzoni, ha detto le stesse cose. «Siamo davvero stupiti che il Tribunale di Sorveglianza, dopo aver respinto la prima richiesta, abbia preso questa decisione. Altri tribunali non lo concedono se non c'è un pentimento. Succede solo a Bollate e per i detenuti mediatici. Non è certo il risarcimento che ci interessa, però è giusto che paghi. Ad ogni modo, non ho ancora avuto accesso al provvedimento, ma se la decisione è dettata dalla speranza che si ravveda, credo che non succederà». È la mattina del 13 agosto del 2007. Chiara Poggi, neolaureata in economia, viene aggredita nella sua villetta di Via Pascoli, a Garlasco. Era sola in casa perché i genitori erano in vacanza. L'aggressore l'ha accoltellata più volte con un oggetto appuntito che non è mai stato ritrovato. L'allarme viene dato dal fidanzato Alberto Stasi alle 13.49 chiamando il 118. «Ho trovato una persona uccisa, venite!» Ai carabinieri dice di aver trovato il corpo di Chiara sulla rampa di scale che porta al seminterrato della villetta. Racconta di essere entrato in casa dopo aver scavalcato il cancello perché preoccupato che la ragazza non rispondeva alle sue chiamate. Questo racconto non convince. Un punto in particolare non quadra. Il pavimento della casa dei Poggi è coperto di sangue, mentre le piante dei piedi del ragazzo sono immacolate. Come ha fatto Alberto a tenerle pulite se, come racconta lui, ha camminato in casa per raggiungere il corpo di Chiara? Il sospetto è che si sia cambiato le scarpe dopo il reato. Lui nega e sostiene di aver passato l'intera mattinata a casa sua per scrivere la tesi di laurea. Stasi viene interrogato e preso in custodia. Trascorre 4 giorni in prigione, poi viene rilasciato. A processo, in primo e secondo grado, viene assolto. La Cassazione annulla la sentenza e dispone un appello bis. Il nuovo processo, con rito abbreviato, dura 8 mesi e si conclude il 17 dicembre 2014, con una condanna definitiva a 16 anni per omicidio volontario. Cade l'aggravante della crudeltà. Un anno dopo, a dicembre 2015, la Cassazione conferma il verdetto e per Stasi si aprono le porte della prigione. Per i giudici non ci sono dubbi, è colpevole.
Tuttavia, egli sostiene la sua innocenza e chiede dalla sua cella una revisione del processo. La difesa cerca nuove prove per dimostrare la sua innocenza. L'avvocato Angelo Giarda incolpa del crimine un amico del fratello di Chiara, ma l'indagine è un buco nell'acqua. Stasi cambia avvocato. La nuova difesa prende in esame un'informativa dei carabinieri di Milano che, ai tempi, mise in discussione alcuni reperti. Ma anche questa pista è un niente di fatto. Ora, perché i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che inizialmente avevano respinto la richiesta di Stasi di poter uscire di prigione per lavorare, ora hanno acconsentito? Cos'è cambiato in questo breve lasso di tempo? All'inizio il giudice di sorveglianza Maria Paola Caffarena glielo aveva negato perché nell'imputato non c'è mai stato un segno di rimorso. Adesso un altro giudice nello stesso tribunale, Rosanna Calzolari, lo ha accordato sostenendo che per Stasi la negazione potrebbe derivare da un rifiuto interiore a se stesso. Per il magistrato la riattivazione dei contatti con il mondo esterno e la gestione delle relazioni professionali e personali potrebbero favorire uno scavo psicologico. Alberto Stasi terminerà la sua pena nel 2030, ma potrà essere rilasciato nel 2028 per buona condotta. Già nel 2025, tra 2 anni, potrà chiedere la libertà condizionata. A 42 anni potrebbe già vivere da uomo libero.